Ciao a tutti, sono Maria Videogames, oggi continuiamo con Doki Doki e andiamo avanti. Famiglia, ok, tesoro, scusate ragazzi se... Ma ero concentrata su quello che ho appena visto, cioè... Stavo leggendo, tutto il tratto mi ritrovo qua. Praticamente è come se Monica... avesse... Che ne so... Secondo me era... Ma Monica per caso è una striga? Non lo so, raga, perché non lo so... Forse ho capito. Allora, praticamente, sì, abbiamo capito che è lei che ha ucciso Sayori, poco ma sicuro. Ma abbiamo anche capito che lei cancella la memoria, raga. Perché avete visto? Cioè, difatti, lei cosa ha detto? Avete notato cosa ha detto Monica a Yuri? Gli ha detto: non ti preoccupare che domani Natsuki non si ricorderà più niente. Quindi, cioè, mi viene da dubitare che magari anche noi non ricordiamo più niente di quello che è successo tra loro due, ecco. Cioè, praticamente ci ha riportato il giorno dopo. Ma che cacchio è? È una strega per caso, non lo so. Un altro giorno è trascorso ed è già arrivato il momento di una nuova riunione del club. Ora mi sento un po' più a mio agio qui rispetto ai giorni scorsi. Entro nell'aula del club e mi accoglie la solita scena. Sì, tagliata a metà, non si vede neanche la faccia, va bene. Bentornato Alex. Ah, ciao Yuri. Non so se è una mia impressione o se è l'espressione di Yuri, ma l'eco di ciò che è accaduto ieri sembra ancora aleggiare nell'aria. Yuri si guarda alle spalle osservando la stanza. Natsuki sta leggendo un manga seduta a uno dei banchi. E stranamente Monica non è ancora qui. All'improvviso Yuri mi afferra per i bracci e mi trascina nell'angolo della stanza. A proposito di ieri, ecco, mi devo davvero scusare. Quindi si ricordano? Boh. Cioè, non ci sto capendo più niente, raga. Pensavo che gli facesse dimenticare che hanno litigato. Però avete visto cosa ha fatto Monica? Non voleva lasciare Yuri e Alex da soli nella stessa stanza. Cioè, e siamo arrivati già subito il giorno dopo. Cioè, che cacchio sta succedendo, raga? Non era mai successo nulla del genere prima d'ora. Credo che all'improvviso mi sia perso qualcosa. In quel momento non ero in me. Ti prego, non pensare che ci comportiamo sempre così. Non solo io, ma anche Natsuki, Yuri. Sono felice che tu sia stata responsabile e ti sia scusata. Ma non devi preoccuparti troppo. Anche se sono qui solo da un paio di giorni, è chiaro che ieri c'era qualcosa di strano. Forse eravamo solo un po' tesi perché era la prima volta che mostravamo agli altri le nostre poesie. Ma di qualsiasi cosa si trattasse, non mi ha fatto ricredere sotto conto. In fondo so già... che non puoi assolutamente essere una cattiva persona. E ora che ti sei scusata, so per certo che non lo sei. Alex, non dire queste cose così apertamente. Mi rendo un po' troppo felice. Sono davvero contenta che tu sia un ragazzo così comprensivo. E sono lieta che tu sia entrato a far parte di questo club. È tutto un po' vivace quando ci sei tu, eh? Ah, ma che mi prende? Scusa, volevo solo... Ehi ragazzi, avete visto Monica? Ah... Non l'ho vista. Anch'io mi stavo chiedendo dove fosse finita. Ah, o forse ha fatto dimenticare solo a Natsuki quello che è successo. Può darsi. Anch'io mi stavo chiedendo dove fosse finita. Cavoli. Immagino che neanche tu lo sappia, vero Yuri? Yuri chiaramente sorpresa dalla tranquillità con cui Natsuki le rivolge la parola. Perché gli ha cancellato la memoria? No, non l'ho vista. Diamine, non è da letta a dare. So che è stupido, ma non posso fare a meno di preoccuparmi. Che c'è? Perché mi guardate così? Natsuki, a proposito di ieri, io volevo scusarmi. Giuro che non pensavo nulla di ciò che ho detto. D'ora in avanti farò del mio meglio per mantenere la calma. Per cui, Yuri, ma di che diavolo stai parlando? Cos'è successo ieri? Accidenti. Qualsiasi cosa ti passi per la testa, sono sicura che non è nulla. Non mi pare che sia successo niente di male. Sei quel tipo di persona che si preoccupa troppo per delle sciocchezze, vero? Ma non si ricorda più niente. Accetto le... Io pensavo che cancellava anche la memoria a loro. Invece no, l'ha cancellata solo a lei. Accetto le tue scuse comunque, se questo ti aiuta a sentirti meglio. A parte ciò, è bello sentirtelo dire, visto che temevo che mi odiassi segretamente. No, certo che no, non ti odio. Beh, sei un po' strana, ma non ti odio neanche io.
Natsuki si volta verso di me. Ci ha scombusso la vita di tutti quanti, sta qua. Tu sei ancora in prova, invece. Tu sei ancora in prova, invece. Ehi! Tutto un tratto la porta si spalanca. Chiedo scusa, mi dispiace tantissimo. Che cosa stavi facendo? Stavi suonando il piano? Perché l'altra volta mi ha ritardato perché doveva suonare il piano, poverina. Stavo suonando il piano, poverina. Ah, eccoti. Non l'ho fatto di proposito. Spero che non vi siate preoccupati per me, no? Beh, Natsuki sì. Non è vero. Perché ci hai messo così tanto comunque? Beh, oggi avevo un'ora libera al termine delle lezioni. In tutta onestà ho preso la condizione del tempo. Questo non ha senso. Avresti sentito la campanella almeno. A quanto pare non l'ho sentita, visto che mi stavo esercitando al pianoforte. Sì, l'abbiamo già letto questo. Non avevo idea che suonassi. Sì, lo so, ho iniziato un po'. Sì, ok, però è qualcosa che richiede tempo. Va bene. Dovresti suonarci qualcosa prima o poi. Ah, ecco io. Monica mi guarda. Beh, sto scrivendo una canzone ma non ancora completata. Magari lo farò una volta che sarò migliorata un pochino. Sembra una figata, non vedo l'ora. Davvero? Se è così, non ti deluderò, Alex. Monica mi sorride dolcemente. Non volevo metterti pressione, sia chiaro. Non preoccuparti. Speravo di poterla condividere con una persona speciale comunque. Forse è per questo che mi sto esercitando così tanto negli ultimi tempi. Capisco. Possibile che si stia riferendo a me. Buona fortuna allora, grazie. Quindi non mi sono persa niente, dico bene? No, nulla di che. Scelgo di non menzionare ciò che stavamo dicendo prima. E fai bene. Tra l'altro Natsuki è già corsa verso il ripostiglio. Alex, visto che i tuoi complimenti mi hanno messo di buon umore, mi chiedevo se oggi ti andassi di passare un po' di tempo con me. Volevo dire, qui nel club. Ah, penso di sì. Non posso dirti di no, non dopo che mi hai dato quel libro. Ma prima vorrei assicurarmi che Natsuki non mi stia aspettando. Quando ieri abbiamo finito di leggere, lei sta bene? Si è messa a leggere laggiù, vedi? Non preoccuparti troppo di lei, è abituata ad essere ignorata. Dai, andiamo di là. Ok. E di cosa parla? Beh... osservo la copertina del libro. Il titolo è Il trattato di Marco. Che cacchiciaschi. Su copertina ha rificolato un occhio all'aspetto sinistro. Praticamente parla di un capo religioso che viene trasformato in una prigione in cui fanno esperimenti sugli umani. Ah, andiamo bene. E le persone intrappolate lì dentro possiedono una particolarità che trasforma in macchine omicide assetate di sangue. Allora, stiamo attenti perché... E le persone intrappolate lì dentro possiedono una particolarità che le trasforma in macchine omicide assetate di sangue. Ma la situazione peggiora e iniziano a far riprodurre selettivamente le persone amputando i loro arti e fissandole a... Oh, potrei averti fatto qualche spoiler, ma in ogni caso mi piace davvero. Monica, hai letto sto libro per caso? Il libro intendo... Non la cosa degli arti, è piuttosto cupo, no? Direi piuttosto horror. Da come la stavo descrivendo, Yuri sembrava una storia tranquilla, perciò non mi aspettavo affatto una svolta di quel tipo. Ah, non ti piace questo genere, Alex? Non ti piace questo genere, Alex? Non si tratta di quello. Voglio dire, so apprezzare questo tipo di storie, quindi non preoccuparti. Lo spero. Già, mi era completamente passato di mente che a Yuri piacessero queste cose. Ok, va bene. Contenta a te se ti piacciono quelle cose. Comunque, non è che sei tanto normale se ti piacciono queste cose, però vabbè. In apparenza molto timida e chiusa, ma nella sua mente le cose sembrano essere decisamente differenti. Beh, direi di sì. Non è che passa pure questa per caso, solo che... Non è che sono finita nei club dei pazzi, vero? Anzi, delle pazze. Oddio, è solo che Natsuki non mi sembra pazza. E invece Yuri non lo so. Monica lo sappiamo, ma Yuri sinceramente non lo so. Perché? Non perché legge quei tipi di libri, però boh. Siamo dentro sto gioco, non lo so che cacchio può succedere, oddio. È il tipo di storia che ti spinge a vedere la vita da una prospettiva del tutto diversa. Quando accadono cose orribili, non è solo perché qualcuno vuole essere cattivo, ma perché il mondo è pieno di persone orribili e noi siamo comunque tutti inutili. Allora improvvisamente sto solo sproloquiando, vero? Non riesco più a leggere, non di nuovo. Scusami, non c'è bisogno di scusarsi, non mi stavo annoiando. Beh, d'accordo, ma
Penso di doverti far sapere che ho questo problema. Quando lascio che i miei pensieri vengono invasi dal libro e dalla scrittura, il mio corpo diventa che? Ragazzi, io non clicco avanti da solo, cioè ve lo giuro. Finisco per non prestare più attenzione alle altre persone. Quindi mi dispiace se finisco col dire qualcosa di strano. Scusate ragazzi, sono 40 minuti che sto leggendo, perché voi vedete il video, magari non lo so, di 10 minuti, 20, 30 minuti, cioè dipende. Però io quel video lo registro tutto in una volta, quindi se vedete ogni tanto che c'è la voce che cala oppure che faccio fatica a leggere, perché è da un'ora che sto leggendo quasi. Comunque vabbè, e ti prego di fermarmi se inizio a parlare troppo. Ma sul serio, non ti devi preoccupare, significa solo che la lettura ti appassiona davvero tanto. Il minimo che possa fare è ascoltarti, è un club di letteratura dopo tutto. Ah, beh, sì, è vero, in effetti dovrei iniziare a leggerlo, anch'io, giusto? Ok, avete visto quello che ho visto io, vero? Sì, cioè, non sei obbligato, ma... ma come? Fammi prendere il libro, recupero in fretta il libro che avevo lasciato nella borsa. Bene, ti dispiace se mi siedo qui? Mi siedo a posto accanto a quello di Yuri. Ah, niente affatto, sicura? Sembri un po' in ansia. È che... scusami, non è che non voglia che tu ti sieda qui, è solo che non sono abituata a leggere in compagnia di qualcuno, intendo, capisco. Beh, allora avvertimi se finisco per distrarti, va bene. Apro il libro e inizio a leggere il prologo. Presto capisco cosa voleva dire Yuri quando parlava di leggere in compagnia. È come se sentissi la sua presenza a mio fianco mentre leggo. Non è una brutta sensazione, forse può distrarre un po', ma è sicuramente in un certo senso. Riesco a vedere Yuri con la coda dell'occhio. Mi rendo conto che non sta guardando il suo libro. Do una rapida occhiata. Sembra piuttosto che stia leggendo dal mio libro. Scusa, mi stavo solo immergendo nel... Ma perché non date il tempo di leggere? Vi giuro ragazzi, quando appare la scritta in grande così, cioè... va avanti da solo senza che io clicco, non ti danno neanche il tempo di leggere. Ma insomma, che cacchio l'ho fatto a fare se non date neanche il tempo di leggere? Cioè, è inutile che lo scrivete, non date neanche il tempo. Io ricerco che ti scusi spesso, eh. Io, su serio, non volevo. Scusa, cioè, voglio dire... Ecco, così dovrebbe andare meglio, no? Faccio scivolare il mio banco fino a unirlo a quello di Yuri, dopodiché posiziono il libro tra noi due. Ah, penso di sì. Io richiudo timidamente la sua coppia. Ci avviciniamo un altro po', quasi a toccarci le spalle. Dov'è Monica, tanto per sapere? Uso il braccio destro per tenere aperto il libro. Dato che il sinistro darebbe fastidio a Yuri. Ah, così sarà un po' difficile voltare pagina. Aspetta. Yuri allunga il braccio sinistro, tenendo la parte sinistra del libro tra il pollice e l'indice. Ah, faccio la stessa cosa con la mia mano destra, tenendo così la parte destra del libro. In questo modo giro la pagina e subito dopo Yuri la fa scivolare sotto suo pollice. Ma siamo ancora più vicini di quanto non lo fossimo prima. Il che mi distrae un po', è come se riuscissi a sentire il calore del viso di Yuri e in più riesco a vederla con la coda dell'occhio. Sei pronto? Eh? A voltare pagina, dico. Ah, scusa, penso di essermi distratto un attimo. Lancio un'altra occhiata al viso di Yuri e i nostri sguardi si incrociano. Non so come riuscirò a tenere su passo. Ah, non fa niente, non sei abituato a leggere così velocemente, vero? Anche se ci metti di più, non mi dispiace aspettarti, è il minimo che possa fare, visto che sei stato così paziente con me. Oh, ok, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronto a voltare pagina. Dopo scontato che lei finisca sempre di leggere prima di me, e così le volto al mio ritmo. Continuiamo a leggere il primo capitolo in silenzio. Cioè, nonostante voltare pagina sembra quasi una conversazione intima. Il mio pollice che lascia cadere delicatamente la pagina dal suo lato, e lei che la lascia scivolare sotto il suo pollice. Sai, Yuri, potrebbe sembrare una cosa stupida, ma la protagonista mi ricorda un po' te in un certo senso. No, non mi medesimo per niente in lei, proprio per niente, davvero. Penso che il modo in cui mette continuamente in dubbio ciò che dice, insomma, è di questo che parlavi, scusa. Pensavo che intendessi qualcos'altro di lei, qualcos'altro. Nulla.
Non siamo ancora arrivati a quel punto. Non so cosa mi sia passato per la testa. Cioè, non ci sto capendo più niente. Sta tipa è strana. Yuri, ti senti bene? È da quando abbiamo iniziato a leggere che la vedo un po' agitata. Perché c'è Monica nelle vicinanze e sa che gli potrebbe far del male. Ecco perché è da agitata. Puoi riposarti se non ti senti bene. Il tuo respiro è un po'. Il mio respiro. Yuri appoggia le mani sul petto come se volesse sentire il battito del suo cuore. Non l'avevo nemmeno notato. Comunque sto bene. Ho solo bisogno di un po' d'acqua. Va bene, non sforzarti troppo. Yuri si alza in piedi ed esce dalla classe in fretta e furia. Cosa diavolo le prende, Alex? È successo qualcosa? Tipo che ci sei tu nella stanza e tutte le... Cioè, insomma, le altre due ragazze hanno un po' paura di te? Tutte le volte che mi si avvicinano, cioè... Ma prima di tutto, che cacchio inviti Alex al club di letteratura se non vuoi che le ragazze parlano con lui? Piuttosto andavi da lui e dicevi: senti, mi piace, mettiamoci assieme e buonanotte. Non c'è bisogno di uccidere Sayori e di fare tutta sta sceneggiata, insomma. Oh, non è Dio. Io si stavo comportando in modo strano, quindi non sai nulla? No, mi dispiace. Sei preoccupata per lei? Ah, non proprio. Certo che non è preoccupata, sapessi che gliele fotte. Volevo solo assicurarmi che tu non le avessi fatto nulla. No, certo che no. Ah, non preoccuparti, mi fido di te, scemo. Yuri ogni tanto si comporta così. Non è nulla di allarmante. Va bene, se lo dici tu. Comunque, perché non iniziamo a scambiarci le poesie? Non dovremmo aspettare Yuri? Beh, potrebbe restare fuori per un po', quindi pensavo di iniziare senza di lei. Per te va bene? Sì, stavo solo chiedendo. Mi alzo in piedi, memorizzo la pagina a cui sono arrivato, dopodiché ripongo il libro nella borsa. Niente ragazzi, io direi di finire qua per oggi, spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!